siamo in piazza perché purtroppo non vediamo assolutamente un atteggiamento costruttivo in un momento di pandemia come questo. E quindi c'è stata indetta una giornata da un movimento, da una rete di movimenti che raccoglie più di 1.800 soggetti tra individuali e organizzati, che si chiama Società della Cura. Ed è una rete che cerca di mettere al centro tutti i temi che secondo noi coinvolgono oggi l'umanità, non solo i nostri cittadini. Cerco di sintetizzare velocemente, cioè, a fronte del recovery plan, la Società della Cura propone il recovery planet e comincia ad analizzare punto per punto tutte quelle che sono le proposte. Un esempio brevissimo, riteniamo assurdo incrementare le spese militari, perché il recovery plan chiede di aumentare le spese militari agli stati per avere i soldi, a fronte della necessità sanitaria che abbiamo, oppure continuare a pagare vaccini che possiamo produrre da soli, magari paghiamo un brevetto, ma perché gli stati non se li producono, perché vengono rifiutati, cioè siamo in pandemia. Ecco, tutto questo assieme è il motivo generale. Poi all'interno di questo recovery plan ci sono tanti punti. Noi qui per Pesaro abbiamo scelto quello del lavoro, perché ovviamente il lavoro, senza lavoro le persone dopo un anno che sono chiuse in casa si avvicinano non solo a depressione ma anche a difficoltà reali. E quindi sosteniamo un reddito universale per tutti a fronte di questa crisi. Io credo sia sotto gli occhi di tutti l'aumento delle disuguaglianze, cioè in un momento dove la gente a casa deve tirare la cinghia, non ha i soldi, gli stati fanno fatica a mantenere questa assistenza perché la gente non lavora, c'è chi fa dei profitti enormi. Pensate solo ai vaccini, 20 euro vaccini per miliardi di vaccini da produrre e neanche mollano i brevetti, cioè una cosa secondo me allucinante, non ci si può arricchire di fronte a una pandemia, grazie ad una pandemia, perché vuol dire veramente essere arrivati a un livello di cinismo mostruoso.